Buonasera a tutti, Tarta, amici di Tarta YouTube TV. No, non sono Albano, sono sempre Alvistein. Oggi tante novità, ma novità la vedete? Mi avete detto che nei precedenti video non mi sentivate bene, sentivate bene. Allora mi sono premunito di questo microfono, che sì, non è un microfono professionale, quelli altri che usano tutti i grandi YouTuber, io sono un piccolo YouTuber per il momento, quindi mi adatto, piano piano cresceremo insieme. Insieme, perché c'è sempre l'accusa, che ve lo dico sempre alla fine dei video: iscritto di cambio, vogliamo crescere insieme. Fatelo sempre, mi raccomando. Aperta e chiusa parentesi. Perché oggi siamo qui? Oggi siamo qui per fare un video diverso, un video recensione. Perché ho comprato, seconda novità, ta-da! Questa GoPro, ovvero Sport Cam, come vedete qui. Questa è la scatola, come mi è arrivata, c'era il pacco, mi è arrivata la posta italiana. E ecco, così la vedete meglio. Le specifiche sono 1080p più waterproof, quindi può andare sott'acqua fino a 30 metri. Può fare i video nei formati da 1920x1080 pixel, e fa 15 frame al secondo, mentre 1280x720, con una risoluzione un po' più piccola, va ai 30 frame al secondo. Tutto che altro, cristalli, display, cristalli liquidi, multilinguaggio, infatti l'ho già impostato in italiano, sì, perché l'ho già aperta e non ho resistito. La possibilità di essere collegata tramite porta USB al PC e anche per essere ricaricata. Allora, andiamola ad aprire. Questa è la confezione. Dove potete trovare prima di tutto la nostra GoPro. Allora, questo è l'involucro per metterla sott'acqua, chiusa tutte le parti ermeticamente in modo che non entri acqua, ovviamente. Per aprirlo c'è questa levetta qui, vedete, si tira. Aspettate, ecco. Si tira questo sopra e qui si alza questo, non fate come in altri video. Ho visto tirare qua e cercare di forzare questo, però rompite. Quindi si apre lo sportellino. Ho dei problemi con la webcam, eccola qua. Tra l'altro si può fare anche come webcam, mi hanno detto. E questa è la GoPro senza guscio. Si accende naturalmente da questo tastino che vedete qui davanti, che per il simbolo indica l'accensione. Si tiene premuto, ecco, si è acceso il LED giallo e da dito si accende il display. Una magia, mi vedete? Forse non si riesce, ecco, si intravede qualcosa, la mia bocca si intravede. Il prezzo è molto economica, costa solo 20 euro. Poi per entrare nel menu, se mi ricordo male, no, scusate, l'ho spento. Oh, Madonna. Allora, per entrare nel menu, dicevo, si cliccava una sola volta qua, mi sembra. Ah, cliccando qua si passa alla modalità video, alla modalità foto. Questa è la modalità dove si vedono la metà player, dove si vedono i video e tutto. Poi c'è anche la modalità registrazione, che si possono registrare, non è questa. Si possono registrare anche solo gli audio. Dove è andata questa qua? Poi in ogni modalità, tenendo premuto sopra, si entra nel menu, vedete che c'è il menu a tendina. In ogni modalità c'è il suo menu a tendina, dove poter mettere l'autoscatto, cambiare la lingua e tante altre cose. Alla fine di questo video probabilmente vi metterò un video fatto direttamente con la GoPro, per farvi vedere appunto la qualità dei video che fa. Oltre
contro la... La GoPro adesso la spegniamo, si scarica. A proposito, mi è arrivata già carica, ragazzi. La batteria, che tra l'altro sta qui. Vediamo se riesco ad aprirla. Ci riuscivo benissimo prima. E... Vabbè, non riesco ad aprire. La batteria sta qua sotto. È tipo quello del cellulare ricaricabile. Li mettiamo nel suo alloggio. Anzi no, non ve lo far vedere. Insieme alla GoPro mi sono arrivati un sacco di accessori. Noi siamo questi cinturini. Adesso andiamo ad aprire. Praticamente sono fatti di velcro e servono per attaccare tipo la GoPro sugli elmetti, delle chiusure di agganci di sicurezza, diciamo, per attaccare. Normalmente servono tutti gli altri componenti. Componenti, come si chiama il termine? Non mi viene, ma ecco, mi è caduto. E qua vedete sulla scatola, adesso sono descritti tutti quelli, tutto quello che c'è nella scatola. Quindi abbiamo questo, lo voglio far vedere, molto carino. Questo qui praticamente che è un'altra sorta di, chiamiamo, scafandro per la nostra fotocamera. Perché non ci riesco più, l'ho messo prima. Sono diventato emeta. No, impossibile così. E l'ho messo prima. Guarda, mi stavo cadendo il microfono. Ma se l'ho messa prima, perché non entra più? Oh signor Benedetto, l'ingoronito. Vi giuro che l'ho messa prima. È cresciuto. No. Che sto sbagliando? Entra più. Comunque si metteva qua dentro, anche se non sto capendo perché non sto entrando più. Ho anche già messo dentro, tutto diverso l'ho messo. No, roba da pazzi. Al contrario non può essere, sennò non puoi scattare. Ma l'ho messa io. No. Non è che non entra più mo all'improvviso. No, anche mi sa prima. Qualcosa che mi sfugge? Poi devi indirizzare giusto verso, se no... E come l'ho messo? Sono un cretino, diciamo tutti insieme, 1, 2, 3, Einstein! Sei un cretino, la stavo mettendo avanti dietro, mi sono ricordato adesso. Stavo bene a mettere, ovvio, non entrerà mai di là. Di qua ci sarebbe entrato l'obiettivo, questa è la finestra per vedere. Si mette così. Poi, tramite questo attacco, che va qua sotto, e quest'altro la si può attaccare alla bicicletta, oppure anche per tenerla dritta in piedi così, perché no. Ci sono vari accessori, non mi tengo accessori, questi qua. C'è il cavetto USB, poi carica batterie, dovrebbe esserci, ma non c'è, però non fa niente perché tanti, talmente tanti io già. E questi sono gli accessori.
torni a questo lì così. Qui c'è il manuale tutto in inglese ovviamente, che è troppo facile in italiano. Poi c'è spiegato tutto il funzionamento della GoPro e poi qua c'è spiegato tutti gli accessori come vanno montati secondo di quello che uno vuole ottenere. Credo che non ci siano tutti gli accessori descritti qua sopra, ovviamente altri vanno comprati a parte. Poi è compatibile con tutte le GoPro più comuni, quindi è facile trovare altri accessori volendo, no? Però quelli che stanno già sono sufficienti per fare abbastanza cose. Adesso li mettiamo nella sua bustina. Gli accessori tutti divisi nelle loro bustine rigorosamente. Mettiamo la GoPro nel suo caposotto, mi sembra giusto. Sto combinando. Allora, adesso no. Per chiuderlo si poggia prima questo qua dietro, poi si schiaccia in avanti. Questa è la nostra GoCam in HD, non è 4x ma è HD, penso che è qua. Si poggia anche così in piedi volendo, quindi può valere che è un'ottima GoPro, ha delle ottime prestazioni. Presto la proverò anche sott'acqua, ne verrà fuori un intero video sott'acqua della verità, ve lo anticipo subito, quindi non perdervi di vista, attivate la campanella così non vi perdete il video. Penso uscirà in questa settimana. Cercheremo di far uscire più video adesso perché ne sono uscita un po' che non facevo video effettivamente. Però stavo aspettando l'occasione, questa GoPro, stavo aspettando il fatto del microfono. E tanti problemi, un po' il lavoro, sto lavorando un po' di più, sto bene, meno male. Mettiamo tutto nella sua scatola per il momento. Se già domani riesco a usarlo. La potete trovare, se la volete anche voi, a solo 20 euro, ho detto, il prezzo è proprio convenientissimo, senza spese di spedizione. Vi lascio il link in descrizione se la volete acquistare anche voi. Detto questo, lasciate un like se vi è piaciuta la GoPro, se vi è piaciuto il video, e seguitemi sui miei social che sono qui sopra. Vedete, Twitter, Instagram, Facebook, seguitemi, soprattutto seguitemi su YouTube, però condividete questo video se vi è piaciuto con altri, faremo altri video con la GoPro, magari vedremo insieme il funzionamento. Ah, vi ho detto, adesso registrerò un breve video con la GoPro che lo metterò alla fine di questo video, così potete vedere la qualità video della GoPro. Ah, magari la foto copertina la farò, la scatterò con la GoPro e quindi vedete anche la qualità della foto. Mi raccomando, fate attenzione all'audio, non di questo video ma di quella della GoPro. Fatemi sapere come siete andati adesso. Però fate attenzione soprattutto all'audio della GoPro del video che seguirà questo. Quindi potete valutare il video a pieno. Detto questo, vi saluto, vi rimando al prossimo video. Mi raccomando, cliccate la campanella per non perdervi nessun video. Attivate la campanella. Se mettete mi piace dal cellulare, cliccate più volte perché se no non prende. Dicevo, detto questo, allora vi posso rimandare al prossimo video. Ricordatevi sempre iscritto di cambia, quindi scrivete iscritto, iscritto al mio canale, iscrivete al vostro canale. Giuro che lo faccio, l'ho già fatto, potete chiedere ad altri iscritti. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate voi della questa GoPro, se l'avete usata, come l'avete trovata, se vi interesserebbe acquistarla.
scambiamoci tra di noi le impressioni, insomma. Detto questo, per la terza volta che lo dico, ho già detto tutto questo. Ciao gente, ci vediamo al prossimo video da Aldistein, è tutto. Ciao a tutti, tanti amici. Ciao ciao. Ho promesso con la GoCam, un po' al buio, così vediamo come si comporta al buio. Perché sono proprio sott'acqua al buio, stiamo entrando nella mia stanza. Adesso faccio vedere fuori dalla mia finestra. Questo è quanto. Adesso la stiamo provando. La stiamo provando senza guscio. Adesso faremo un altro video con il guscio per vedere la qualità audio, per farvela provare, così vedrete la differenza. Ciao a tutti, questo è il video con il guscio della webcam. La webcam, scusate, la GoPro è utilizzata anche come webcam. Mettiamo un po' la luce, questo è il bagno.